Radio UCI Focus. Un saluto dalla redazione. Bando consulenti del lavoro, prorogata la scadenza. All'inizio di quest'anno in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il bando per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro 2021. Pochi giorni fa, il 19 luglio, il Ministero del Lavoro, tramite il decreto direttoriale numero 46, ha comunicato che la scadenza delle domande per il bando è prorogata al 10 settembre 2021 e che, a causa dell'emergenza Covid, è prevista una semplificazione delle modalità di attuazione. L'esame, infatti, sarà costituito esclusivamente dalla prova orale. Di conseguenza, le prove scritte in programma nei giorni 6 e 7 settembre 2021 non si faranno. Le prove orali avranno inizio a partire dal 25 ottobre 2021. La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata esclusivamente in modalità telematica sul sito www.lavoro.gov.it. Il candidato, per accedere alla procedura, deve avere necessariamente lo SPID o la carta di identità elettronica. La domanda dovrà essere integralmente compilata e inviata a pena di inammissibilità entro il 16 luglio 2021. In caso di errori nella compilazione, è possibile procedere alla rettifica entro il termine di scadenza del bando. Infine, è importante ricordare che i candidati possono sostenere l'esame di Stato solo nella regione o nella provincia autonoma di residenza anagrafica. E da Giulia Cassone, la redazione è tutto, al prossimo aggiornamento. Radio UCI.